l'iniziativa in Sicilia. A Palermo abbiamo incontrato una suora dedita al prossimo e ai minori della Guadagna. Agnese Licata. Nel giorno dedicato alle donne, il Comune di Palermo ha voluto premiare chi spende la propria professionalità, il proprio tempo, la propria sensibilità nel sociale, aiutando gli altri. Tra loro c'è Suor Anna Alonso, capace di creare dal nulla il centro arcobaleno in un quartiere difficile della città, La Guadagna, locali recuperati con fatica. Sono abusiva, nel senso che non mi hanno ancora fatto la convenzione di uso dei locali, ma li abbiamo ristrutturati perché erano vandalizzati, assolutamente inadeguati a qualsiasi tipo di attività. Era sede di tossico, di spaccio, facevano falò la sera, la notte dentro questi locali. Abbiamo speso circa 50-60 mila euro per metterli in ordine. Adesso c'ho più di 130 ragazzi che frequentano il pomeriggio. Suor Anna fa parte delle assistenti sociali missionarie che al percorso religioso affiancano studi specifici per interventi nelle zone a rischio. È un centro che non è finanziato da nessuno tranne che dalla provvidenza. È dal 5 per 1000, credo che è difficile mantenerlo in piedi, sono 4 anni che lottiamo per tenerlo in piedi. Attorno al centro arcobaleno lavorano circa 60 donne del quartiere, una rete preziosa di volontariato.